unzione per costruire. Sì, io e te abbiamo bisogno di unzione per costruire. Il potere di Dio e la grazia del Signore. Amen. E quello che è importante, fratelli, è che molti pensano di costruire da soli e pensano di costruire con le proprie forze, le proprie capacità, confidando negli esperti, nei medici, confidando, ecco, nella loro sapienza in tutte le cose, no? Ma qui vedremo Neemia, no? La costruzione di Neemia in 52 giorni con l'unzione di Dio. Le mura furono portate a termine il 25esimo giorno di Elul, in 52 giorni. E quando tutti i nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono presi da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che quest'opera si era compiuta per l'opera di Dio. Alleluia. Quindi è importante, no, che noi possiamo vedere come l'opera di Dio viene compiuta. Alleluia. Alleluia. Ed è compiuta. Stai tranquillo che con Dio l'opera è compiuta. Alleluia. E questi videro, alleluia, videro, alleluia, che l'opera fu compiuta per opera e aiuto divino. Alleluia. Quindi se vuoi realizzare, devi vedere la benedizione di Dio. Deve arrivare la benedizione di Dio sopra di te, deve arrivare l'unzione di Dio, la devi cercare. Se vuoi realizzare qualsiasi progetto che ha, ognuno di noi ha progetti, dei buoni progetti, no? Ed è bello vedere realizzati. Ricordo, andai ad evangelizzare un ospedale dove c'erano malati di muori e di altro, e c'era un giovane che aveva una malattia grave, che aveva avuto 2 settimane di vita, e lui lo sapeva che aveva avuto 2 settimane di vita, ma ecco, quando io gli ho parlato di Dio, lui mi diceva che aveva 2 figli, aveva tanti progetti da realizzare con la moglie, di lavoro, di famiglia, di propri svaghi e di tante cose. E io ho detto, senti, c'è qualcuno che ti può far realizzare, c'è qualcuno che può darti una mano a far realizzare, perché Dio tutto può. Anche se tu mi dici che il tuo caso è impossibile umanamente e che tu ti stai disperando al fatto che non puoi realizzare questi progetti, ma sappi. Però chiaramente devi accogliere Dio, devi chiedere perdono al Signore, ti devi riconciliare, devi fare la sua volontà. Ecco, devi entrare poi nei progetti di Dio e devi entrare nella volontà del Signore. Cioè vale a dire che quei progetti per il momento li metti a parte, però Dio può sostenere e ha il meglio, poi Dio sa. Ma tu incomincia ad aprire il cuore. Questo mi ha detto no, a me non mi interessa il progetto di Dio, non mi interessa delle cose di Dio, a me interessa avere la salute, la vita per fare i miei progetti e per fare le mie cose. Alleluia. E non voglio interferenze di nessuno. A questo punto disse, per me è un pensiero distorto. E lui insistette, vabbè, io poi sono andato, lui dopo 1 settimana e mezza è morto, perché andava in quel reparto, non ha voluto, ecco, entrare. E questo è il più grande errore che noi possiamo fare, togliere Dio dai nostri progetti e non dire a Dio. Perché Giacomo dice, sì, voi dite, fate questo, fate questo e fate quest'altro. Però dite pure, se vuole Dio, noi, se piace a Dio, faremo questo e quest'altro. Alleluia. Perché, fratelli e sorelle, tu puoi avere tutti i progetti che vuoi, ma quando
non c'è l'edificazione, in vano si affaticano gli edificatori se Dio non edifica. Sappi che hai tanti nemici, come Nemia, aveva tanti nemici che non volevano lui realizzasse quei progetti che aveva. Devi capire che hai tanti nemici e che ti impediranno, perché siamo in una guerra. Perché chi non capisce che sta nella guerra, mi prende tutto a cuore leggero le cose, alleluia. Quindi è importante, no? Che noi possiamo avere la predisposizione che Dio può. Sì, se Dio vuole tutto realizzare, ma con la nostra collaborazione, con il nostro desiderio e con... Ecco, è chiaro che l'attore principale è Dio, perché Dio dà salute, dà sapienza, dà vita, dà tutto. Però, fratelli, pur tuttavia, ci vuole la collaborazione. E molte volte, pur se c'è l'impegno delle persone, la collaborazione delle persone, e non fanno ciò che Dio dice, non si può realizzare. Quindi ci vogliono ambedue, tutte e due le cose, per realizzare, per avere la benedizione. Non puoi dire, dito, mettere tanto in banco, la mia forza, chi pensa di stare dritto, guardi non cadere, non dire la tua forza viene meno, non dire le tue capacità che vengono meno, che abbiamo bisogno di Dio, e fare come Nemia, e possiamo imitarlo, no, Nemia è riuscito a costruire, si è realizzato le mura, e noi possiamo imitare Nemia. In che modo possiamo realizzare? Scrivi e segna e bada a queste cose che sono importanti. Quando Sanballat e Tobia la Bonita avevano udito, attenzione a questo, parola, avevano udito, che erano rimasti solo dei battenti, cominciarono a volermi fare del male, dice, troviamoci insieme. Adesso ascolto un'altra, e questo ci dà il monito di Dio. Avendo udito, cioè vale a dire che Nemia non aveva detto, aveva fatto tutte le cose, però le cose si vengono a sapere e per dare gloria a Dio, è vero, l'errore non l'ha fatto Nemia, perché Nemia stava dando gloria a Dio, ci sono delle cose che dobbiamo dire, ci sono delle cose che non possiamo trattenere, anche se noi sappiamo che nel momento in cui li diremo, i gelosi, gli invidiosi si scatenerà. Questo è un fatto, fratelli, normale, perché tutti quelli, come ecco, ad esempio, Giuseppe ha sbagliato a dire i sogni, i piani particolari. Tu puoi dire le testimonianze, anche noi diciamo tante cose, vedete i vigli, facciamo vedere per dare gloria a Dio, no? Però mica, ecco, ci guarderemo bene da dire i particolari del piano di Dio e di tante cose, i progetti che Dio ha particolarmente per te, cioè piano piano li dirai, certo, che piano piano per dare gloria a Dio tu li dirai, no? Dirai i progetti che Dio ha per te, dirai le meraviglie che Dio ha per te, però attenzione a chi dici, perché Gesù ha detto siate prudenti come serpenti, alleluia, perché ci sono i lupi rapaci. Tu vai con entusiasmo a dire, tu vai con gioia che Dio ti sta benedicendo, la semplicità, Dio ti sta benedicendo, oppure ti apri a dire un progetto come Giuseppe, ai fratelli, si apre, vedi che Dio mi deve far prosperare al di sopra di voi, ma non voleva dire che gli voleva schiacciare, voleva dire che io sarò lo strumento per aiutare voi a crescere, ad avere la benedizione, e che cosa gli ha detto? E quello, a quel momento lo hanno invidiato, Angelo, sì, ma che cosa dici nei particolari? Alleluia. Stai attento qui. Non dire i particolari. Non dire il progetto totale di Dio. Quello è tra te e Dio. E tu man mano servi Dio e lavori Dio. E dici le cose di testimonianza, i miracoli. Quelli li udirono loro. Alleluia. Perché già loro immaginano. E poi c'è il nemico che mette nel cuore proprio l'ira, l'odio, c'è il diavolo e poi la cattiveria umana. Attenzione, guardati, la cattiveria umana è inevitabile
si vedrà poi la tua prosperità, si vedrà la tua benedizione, si vedrà che tu stai costruendo, si vedrà. Ma una cosa è che tu ti vai a mettere proprio in bocca al lupo, stai attento a non metterti in bocca al lupo, proteggiti, stai zitto, è il momento opportuno, dici. La parola di Dio dice discernimento, è un tempo per ogni cosa, un tempo per tacere, è quel tempo per tacere, taci, è un tempo per parlare, è quel tempo di parlare, parla, vale, e non aver timore, perché ho visto persone che prima hanno detto tutto, poi si sono spaventate alle delusioni perché hanno avuto chiaramente critica o sono stati pugnalati, hanno detto i loro fatti agli altri, hanno rivelato, calunniato, e poi si sono chiusi totalmente, che non fanno più una testimonianza, che non dicono più niente, e questo è un latapò. No, 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 no. Bisogna avere l'equilibrio, e come dice il discernimento in Ecclesiaste, il tempo per tacere è il tempo per parlare, il tempo per le odio, il tempo per l'amore, un tempo per svellere, un tempo per demolire, un tempo per costruire. Fratelli, il discernimento è quello, è dalla relazione che noi abbiamo con Dio. Se tu hai relazione con il Signore, allora il Signore stesso ti guiderà a parlare, il Signore stesso ti guiderà a tacere, il Signore stesso avrà in te e ti darà quella sapienza, quella gioia, quella benedizione, il Signore stesso, e tu non sbaglierai, tu costruirai e tu andrai avanti. Quindi c'è un tempo per ogni cosa. Alleluia. Non dire le cose troppo affrettate, non dire le cose troppo, di le cose al punto giusto, e tu costruisci e svergogni il nemico e i nemici, e dai gloria a Dio e continua a costruire dando gloria al Signore. Alleluia. Quindi è importante, proteggiti, proteggiti e sii guardingo. La seconda cosa è continua a seminare. Volevano farmi del male e io dissi: sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché il lavoro rimarrebbe sospeso. 4 volte mi disse la stessa cosa. E Sanballat partì con le lettere a dire: tu ti vuoi erigere al re, era una calunnia, e quindi dovresti tu essere proclamato re. Alleluia. Vedete, non riescono a sapere, a capire, non riescono a entrare, ma il nemico, i nemici dell'anima nostra cercheranno di entrare con le calunnie, con le accuse, e di farti scoraggiare perché tu non possa costruire. Attenzione, perché le minacce che misero, tu ti proclami re, e dire una cosa del genere significava che il re veniva, ti faceva sospendere il lavoro, il re che ti aveva dato le lettere, il legname, significava che tu stavi trasgredendo all'autorità del re, stavi trasgredendo a tutto, stavi e nemia, è un compiere, uno schiavo, quindi non poteva, ecco, considerato come un rivoluzionario. E certamente il pensiero messo nella mente dal diavolo, in qualche modo avrebbe messo paura, è un'atmosfera di paura a tutti questi. Deve sapere se il re crede a quelle cose, se il re. Fratello e sorella, ascoltami un attimo, ascoltami un attimo. Devi far cambiare l'atmosfera. Se tu vuoi costruire e vuoi realizzare i tuoi progetti e vuoi vedere quel progetto benedetto, divino, che ti porterà gioia, porterà benedizioni, porterà salvezza, porterà la tua vita a prosperare, la gioia nella tua casa, nella tua vita, tu devi spezzare quello spirito di angoscia che è entrato nella tua casa, nella tua vita e nella tua mente. Alleluia. Perché, attenzione, non fare la psicologia, ma tu devi pregare molto che l'atmosfera cambia. Perché, fratelli, quando abbiamo parola, parola inserita nella mente produce, ecco, immagini. E comincia già a immaginare che veniva il re, faceva sospendere, lo metteva in carcere, faceva tutte queste cose. Attenzione, quando tu hai timore, hai una pressione per parole che ti hanno detto o per altre cose, quello che devi fare è svergognare lo spirito di angoscia,
gridare allo spirito d'angoscia, cacciare lo spirito d'angoscia nel nome di Gesù, per l'autorità di Cristo Gesù. Dici: io ti comando che ogni oppressione nella mia mente, nel mio cuore, quelle oppressioni che non ti fanno dormire, quei pensieri che ti mettono paura, quelle cose che ti bloccano, e dici: allora io non continuo perché poi mi bloccheranno, mi fermeranno. Ti mettono timore, ti mettono paura. Vogliono mettere in te timore e paura, vogliono farti fermare di credere in Dio, vogliono farti fermare di seguire Dio, vuole farti il nemico, ti vuole mettere talmente paura, angoscia, scoraggiamento, che dici: tu non devi più costruire ed andare avanti, non devi più ascoltare la parola di Dio, non devi più fare la volontà di Dio, non devi più fare quel progetto di Dio, quella costruzione di Dio, ma tu non ascoltare, alleluia. Ascolta la voce di Dio e non la voce del nemico, ascolta Dio e non la voce del cuore. Ascolta la voce di Dio e non ascoltare la voce e la voce delle minacce, non le ascoltare, ma tu ascolta la voce di Dio, alleluia. È importante per te che tu ti tolga quell'oppressione, perché ho visto persone e credenti che per timore, per paura, si sono bloccati, alleluia. Un po' come stavano facendo i discepoli quando arrestarono e uccisero Gesù, che si chiusero, e poi quando ebbe lo Spirito Santo, Pietro uscì e annunciò. Avere paura delle conseguenze. Le conseguenze le passi se ti fermi, le conseguenze le hai se ti blocchi, ma non se ascolti Dio, se fai la volontà del Signore, alleluia. Quindi è importante, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Quindi è importante che noi possiamo vedere la gloria di Dio e vedere la benedizione del Signore nella nostra vita, continuando, continuando a fare la volontà di Dio, alleluia, continuando a benedire Dio. E Dio ed aprirà le porte per farci fare le cose, per costruire, per farci andare avanti, vedete, in modo pulito, in modo benedetto, in modo di gioia. Dio ti farà andare avanti, non ti fermare, perché se stai costruendo la torre e poi hai paura, se stai facendo guerra, ti tiri indietro, quelli che ti vedranno, che diranno, la tua vita, la tua casa si bloccherà, la benedizione di Dio si bloccherà, l'amore di Dio si bloccherà, la grazia del Signore. Non bloccare nulla, non bloccare nulla, non ti far distrarre, non far venire con gioia. Dio ti ha dato la gioia, Dio ti sta dando la gioia di costruire, la gioia di portare avanti l'opera. Dio ti sta facendo costruire e Dio ti sta dando la gioia, alleluia, di costruire. Non perdere questa gioia, perché ci sono molte benedizioni, tante benedizioni. Quando tu costruisci, la tua vita è benedetta, tutto è benedetto dal Signore, alleluia. Non badare al vento, non badare alla pioggia. Chi bada al vento non costruirà, non badare a quello che dicono, alle parole che dicono, alleluia. Galati dice: non vi scoraggiate affinché mettete a suo tempo, vai avanti e sgrida il nemico, sgrida le cose, non ti lasciare andare, non ti lasciare vergognare dai nemici, e non credere alle loro parole, non credere alle loro menzogne. Credi alla volontà del Signore, credi alla parola di Dio, credi che Dio dice in verità, tutte quelle voci che stai sentendo nella mente e nel tuo cuore sono bugie del nemico, perché non vogliono la tua costruzione, la tua salvezza, la tua benedizione. Non vuole, alleluia. Quindi stiamo attenti a non credere. E questi disse calunnie e pensieri e voleva farlo peccare, e trovandosi nel tempio: attenzione, attenzione, vai avanti, attenzione, costruisci, attenzione, che questi volevano far sviare Nemia e volevano far fuggire Nemia, dicendo: troviamoci che ti stanno venendo ad uccidere e troviamoci nel tempio. Attenzione, fratelli e sorelle, perché entrare nel tempio, lui non poteva essere un governatore e non un sacerdote, deve andare nel luogo santo, sacerdoti e sommo sacerdote, e lui non poteva farlo, e questi hanno cercato di farlo cadere, perché di causare una cattiva testimonianza e di causare, come a molti fratelli, si bruciano la loro testimonianza. Vengono dal Signore, seguono Dio, stanno facendo la volontà di Dio, poi sentono i parenti,
sentono gli altri e si fermano. Poi ritornano e poi stanno nei guai, nelle difficoltà e ritornano. Vanno e vengono. Cattiva testimonianza, cattiva fede, cattivo modo di voler dimostrare la tua fede. Né mia né è fuggito né ha fatto ciò che è male secondo Dio. Lui si è concentrato a seguire Dio e a seguire la volontà. Quello che tu devi fare è seguire la volontà di Dio. La volontà di Dio è buona, accettabile e perfetta. Se vuoi prosperare, vuoi realizzare i progetti, Dio vuole farti realizzare i progetti. Alleluia. Di tutto e in tutto. Visto, la sorella sta facendo questa testimonianza, che è quello che stiamo dicendo, che attenzione ti vuole fermare dal realizzare e non ti bloccare, alleluia. Perché quelli attorno a te seminerai incredulità, attorno a te vedranno che ti fermi, ti blocchi, vedranno che sei instabile in tutte le cose. È normale che siano combattimenti. È normale che siano lotte, è normale che devi avere oppressioni, è normale, Heidi, alleluia. Ma ecco, tu non hai ascoltato le paure, i sentimenti negativi, hai voluto cercare Dio, alleluia, e cercare la benedizione del Signore, cercare, ecco, che Dio ti aiutasse, ricorrere a Dio, ricorrere l'aiuto del Signore. Dio è con te, Dio è con me, Dio è con noi, Dio è con noi, che ti fai? Che Dio è con noi, di che cosa ti vuoi fermare e vai avanti nelle vie di Dio, continua a seguire il Signore, continua a fare la volontà di Dio e non ti fermare, alleluia. Perché Dio accompagnerà il nostro progetto che ha messo nel nostro cuore, che è il suo progetto con segni, miracoli e prodigi. Perché Neemia ha detto, ricordi Sanballat Ammonì che mi hanno voluto bloccare. Fratelli e sorelle, quando noi serviamo Dio, serviamo Dio, è l'avversario dei nostri avversari, è il nemico dei nostri nemici. Lui è con noi. Quando tu stai servendo, lo dici a Dio, di Signore, vedi che questi mi vogliono impedire, vogliono chiudere le porte, vedi che questi mi vogliono calunniare. Signore, Dio li svergogna, fratelli, Dio è vivo, Dio è vivente e Dio li svergognerà. Tu vai avanti, continua, non guardare a sinistra, a destra, guardi a Cristo. Quanti a noi vogliamo servire Dio? Noi, la nostra casa, e vogliamo servire Dio e fare la volontà del Signore. Insieme. Fallo con la tua casa, fallo con i tuoi figli, fallo con tuo marito, fallo con tua moglie. Servi Dio. Alleluia. E quando anche gli altri non ti appoggiano, i familiari, chi ti è vicino a te, servi Dio. Anche quando troverai magari proprio un tuo parente che ti vorrà fermare. Magari sarà tuo marito, sarà tua moglie, magari saranno i tuoi figli, magari saranno i tuoi parenti, i tuoi genitori, ma tu vai avanti. Qui i cugini erano Sanballat, Tobia, Ammonita. Erano i cugini di Neemia. E proprio i parenti lo ostacolavano. Tu non ti devi preoccupare, devi andare avanti. Anche se non sei appoggiato, che gli altri non vogliono fare, gli altri si vogliono distrarre. Ma dice Neemia, sto facendo un grande lavoro per il Signore. Un grande lavoro per il Signore, riconosci. E sta dicendo Neemia, non mi dare in loro balia. Dice Dardo, non mi dare in balia dei nemici. Alleluia. Perché Dio si ricordò e gli diede forza. Guardate qua, vediamo la vittoria di Neemia. Riuscì a costruire. La miglior benedizione che tu puoi avere è continuare ad andare avanti, vedere realizzare. Tu ne avrai ragione, ma i nemici dice, furono svergognati e umiliati dal Signore. O umilia i nemici. Continuano. Vedete, non le vendette, non dente per dente e occhio per occhio, non mandare maledizioni. Come vogliono costringerci, e volte mandano maledizioni, vendette, si vendicano con la carne. Lascia la carne, lascia i desideri della carne, mette le mani e dice: Signore, non fate le vostre vendette, miei cari, ma lasciate a me. Ma te li fa una vendetta meravigliosa di che cosa? Di farti a te prosperare. E loro che non hanno Dio non avranno costruzione di nulla. Non potranno mai prosperare, perché invano si affatica l'edificatore. Se Dio non edifica la casa, lascia tutto in Dio. Dio dice: tu vinci il male
con il bene. Radunerai i carboni accesi, farai affrettare, significa il giudizio sopra di loro. Allora tu, anziché maledire, benedici, anziché fermare, anziché usare le armi della carne, tu continui ad andare avanti, non ti lasci scoraggiare, non ti lasci abbattere, non venire meno, lasciare la salvezza, non lasciare l'eredità che ti ha dato, non lasciare quel piano meraviglioso di gioia, non uscire fuori dal piano che Dio ti ha dato, che è un piano che ti porterà gioia, amore, felicità. Non uscire, alleluia. Lascia stare il tuo cuore, alleluia. Lascia stare il tuo cuore, ma adoperati, perché Dio ti farà avere ogni cosa e ti provvederà. Come Nemino, chi ti ha provveduto fino adesso? Che tu stai costruendo. Hai costruito, hai la fede, hai lo spirito, hai la salvezza, hai continuato a mandare, sei arrivato fino adesso e stai ringraziando Dio, che la mano di Dio, gloria al Signore, è stato con te. Stai ringraziando Dio di quello che Dio ti ha dato e ti ha fatto avere, no? Come Dio, abbiamo visto, toglie lavori sporchi e dà lavori buoni a chi vuole confidare. La sorella ha confidato, alleluia. A dire che ha lasciato per fede un lavoro sporco, un lavoro che disonorava Dio e si è messa nelle mani di Dio con fede. Dice: Signore, tu sai che quel lavoro sporco, peccaminoso, io non lo posso fare. Però, Signore, aprimi le porte. E così Dio gli ha aperte le porte. Ma una porta larga per la nostra sorella, Verghita, no? Di benedizione, di provvidenza da tutti i lati, da tutti i punti, da tutte le porte sono venuto per lei, perché ha obbedito a Dio, ha lasciato il lavoro sporco, ha lasciato quel lavoro di strada che disonerava la sua vita e davanti a Dio non faceva ciò che è buono e gloria al nome del Signore. E Dio ha provveduto per lei. Alleluia. Adoralo, adoralo, quando i nemici seppero furono svergognati per l'aiuto di Dio, alleluia. Adoralo, adoralo, alleluia. Lo Alleluia. devi adorare, alleluia. Adesso lo devi adorare con tutto il cuore, alleluia. Lo dobbiamo adorare con tutto il cuore. Ti vuole fare costruire Dio, alleluia. Dio vuole farti costruire la tua vita. Dio vuole portarti in alto. Dio vuole benedirti. Vedi che Dio ti porti in alto. Dio sconfigge i tuoi nemici, la tua malattia, il tuo problema, la tua difficoltà. Quelli che vogliono bloccare, maledizioni che mandano. Lì, il popolo avanzava con Mosè e Balak da dietro gli facevano le maledizioni, come le magherie, no? Cose demoniache, stregonerie, alleluia. Fecero di tutto, alleluia. Tu per togliere quelle cose, allora, assicurati di stare con Dio e assicurati di avere Dio con te e di dire a Dio, di stare attaccata a Dio. Io, Signore, io voglio prosperare, alleluia. E Dio combatterà Alleluia. per te. Non puoi realizzare senza Dio, alleluia. Perché mentre costruisci, i nemici buttano giù tutto ciò che costruisci. Alla fine, fratelli, chi non ha avuto Dio, ha costruito con Dio, ha perso tutto. Alleluia. Che costruzione hanno fatto? Li perdi, lasciare tutto. Una distruzione. Alleluia. Con Dio tu costruisci tutto. Costruisci la tua vita, la tua eternità, la tua benedizione. Porti avanti il progetto di bene, di benignità, di costruire la tua anima, il tuo cammino. Prendi pace. Prendi amore. Hanno parlato male, servi Dio. Hanno mandato maledizioni, continua a confidare nel Signore. Stai tranquillo che Dio è vivo. Fino alla festa, lascia a me, dice il Signore. Dio è un Dio di giustizia, un giusto giudice. E fin da sopra la terra ti fa vedere la sua giustizia. Alleluia. E noi abbiamo fatto. E per anni, fratelli, vi posso assicurare, sono 36 anni, quasi 37 di fede, quanti mi hanno attaccato, quanti nemici, quanti hanno voluto maledire, quanti hanno voluto bloccare. Più
più vedevano la mia prosperità e più volevano maledire, calunniare, le gelosie. Fratelli, vi posso assicurare, ne ho visti di gelosi. Il cuore umano come onde, come vede, udire, vedere la tua prosperità, come vede che tu ingrandisci, come tu vedi che prosperi. Maledizione escono dalla loro bocca, si travagliano, ma tu non ti preoccupare. La difesa è il tuo e del mio Dio, come nemico. Vai a Dio, svergogni i nemici, proclama, abbi relazione con Dio, prega a Dio, cerca Dio, cerca Dio, cerca la benedizione di Dio, alleluia. Molto può la benedizione di Dio, molto può l'intercessione.